Questo servizio è presentato da BM Moto Service, l'unica assistenza ufficiale Peugeot, Suzuki e Benelli in Genova, via al torrente Sturla 11 Rosso, via Ruspoli 66 Rosso. Lo scorso campionato a Milano, blu cerchiati nettamente sconfitti dai rossoneri il 19 ottobre 2008. Castellazzi e compagni tengono lo 0-0 nel primo tempo. Poi, al decimo della ripresa, l'arbitro punisce un fallo di mano di Lucchini in area e assegna il penalty. Ronaldinho trasforma e la resistenza della Samp crolla. Ancora Ronaldinho realizza di sinistro in diagonale su assist di Kakà per il 2-0. Poi chiude i conti Pippo Inzaghi, liberato in area da Ambrosini. Il 23 marzo 2008 per la Samp la quarta vittoria a San Siro nella storia dei precedenti fra il Milan e i blucerchiati. I gol nella prima frazione di Gennaro Del Vecchio e Cristian Maggio sorpresero Calas e tutta la difesa rossonera. Inutile la rete della bandiera del giovane Paloschi a ripresa inoltrata. La precedente vittoria blucerchiata a San Siro risaliva al 2 febbraio 97. La Samp di Eriksson sconfisse a domicilio il Milan di Sacchi con un pirotecnico 2-3. Mancini e Mihajlovic replicarono la doppietta di Weah, ma l'uomo decisivo fu il futuro genuano Carparelli, autore del gol partita a 10 minuti dal termine. Da allora solo pareggi e sconfitte alla scala del calcio contro i rossoneri, anche se qualche precedente lascia davvero l'amaro in bocca. Su tutti quello del 2 maggio 99. Ambrosini, Leonardo, Montella e Franceschetti parevano aver sancito un 2-2 importantissimo per la salvezza della Samp, ma a tempo scaduto un tiro di Ganz, deviato da Castellini, gettò i blucerchiati sulle soglie del baratro e di lì a poco per la Samp arrivò la retrocessione in Serie B. Negli anni di Novellino, Almeazza un pareggio e due sconfitte, netto 3-1 il 7 marzo 2004, con reti di Pirlo, Inzaghi e Kakà, a cui la Samp replicò solo con la rete della bandiera firmata da Doni. Ancora il brasiliano Kakà decisivo il 13 marzo 2005 con l'acuto che valse l'1-0 finale. Andò meglio invece il 28 gennaio 2006, vantaggio rossonero con Shevchenko su rigore e meritato pareggio blucerchiato firmato da Andrea Gasbarroni con un tiro dalla distanza che sorprese un Dida tutt'altro che immune da colpe. Beffa invece il 25 febbraio 2007. La squadra blucerchiata regge sul nulla di fatto fino al 90esimo. Poi, all'ultimo tentativo, i rossoneri trovano la rete decisiva. Cross di Jankulowski che scavalca Zenoni e colpo di testa di Ambrosini, che non dà scampo a Castellazzi. È l'1-0 finale. Questo servizio è stato offerto da BM Moto Service, l'unica assistenza ufficiale Peugeot, Suzuki e Benelli in Genova. Via al torrente Sturla 11 Rosso, via Ruspoli 66 Rosso.